Va bene, iniziamo. Dicevo che oggi iniziamo a parlare di una di quelle che sono una tra le avventure più belle, sia conoscitive che umane, che hanno attraversato tutto il Novecento. Faremo quindi prima una brevissima carrellata di quelle che erano le conoscenze dell'inizio del Novecento, per poi fare tutta la parabola storica e conoscere tutti i personaggi che hanno studiato i raggi cosmici fino ad arrivare alle conoscenze più recenti e ai più recenti studi. Allora, cominciamo quindi all'inizio del Novecento. All'inizio del Novecento un grandissimo fisico, Lord Kelvin, che era una vera rockstar della fisica, pronunciò una frase che passò alla storia. Adesso non c'è più niente di nuovo da essere scoperto in fisica. Tutto quello che rimane sono da fare misure sempre più precise. Praticamente lui ha detto, adesso sappiamo tutto. Ovviamente non era assolutamente vero, infatti alcuni anni dopo lui ha ritrattato questa sua affermazione, però era un convegno, l'hanno sentito in troppe centinaia di persone. Infatti pochi anni dopo due signori, Einstein farà la teoria della relatività e la teoria dei quanti cambierà completamente il volto della fisica. Quali erano le conoscenze che avevamo all'inizio del Novecento? Più o meno era stato digerito il fatto che tutta la materia fosse composta di atomi. L'idea dell'atomo era nata in realtà un po' prima, all'inizio dell'Ottocento, o meglio, l'idea dell'atomo era antichissima, però chi l'ha messa in modo scientifico è stato Dalton nel 1806. E l'atomo era considerato la parte più piccola della materia e ritenuto assolutamente indivisibile. Ma proprio quando stava per iniziare il Novecento, questo signore Thomson scopre che l'atomo può emettere un elettrone. Questo sconvolge i fisici dell'epoca perché capiscono che l'atomo non è più indivisibile. Dall'atomo può uscire qualcosa, quindi nell'atomo c'è dentro qualche cos'altro. Un'altra cosa che avevamo appena conosciuto all'inizio del Novecento erano i raggi X, che erano stati scoperti da questo fisico tedesco, Röntgen, studiando tutt'altro. Questa è la prima radiografia della storia, la radiografia della mano della moglie di Röntgen, la signora Berta, che ha avuto una radiografia di 20 minuti per poter fare questa fotografia, povera donna, adesso non so poi come sia finita. Comunque i raggi X sono stati l'invenzione che hanno avuto una ricaduta tecnologica più prossima alla loro scoperta. Infatti già l'anno dopo a Londra esisteva un gabinetto di radiologia nell'ospedale di Londra. Un'altra cosa che era appena stata scoperta era la radioattività e questo. Qui bisogna spendere qualche parola perché ha un'importanza assolutamente determinante per tutto quello di cui parleremo stasera. La radioattività era stata scoperta da un francese, Becquerel, che studiava dei minerali di uranio. Si era capito che dal minerale di uranio uscisse qualcosa, qualche radiazione, qualcosa che non si sapeva ancora cosa fosse, però si pensava che fosse qualcosa relativo a una luminescenza che il minerale assorbiva nel momento in cui veniva posto alla luce e poi riemetteva più tardi. Infatti Becquerel cosa faceva? Prendeva dei minerali di uranio, li esponeva al sole. Poi li riportava nel proprio studio e vedeva se emettevano qualcosa. Non era vero, non era giusto, però faceva questo. Una volta che a Parigi c'era un tempo infame, lui non poteva portarli fuori per esporli al sole, li mette in un cassetto assieme alle lastre fotografiche che rimangono impressionate e da lì capisce che l'uranio emette qualcosa, delle radiazioni che poi verranno studiate assieme ai coniugi Curie, e tutti e tre prenderanno per questo il Nobel per la fisica. Questo
Queste radiazioni venivano studiate, tra le altre cose, con uno dei pochissimi strumenti che esistevano allora, che è questo. Questo qui è un elettroscopio, che adesso vedremo, è un strumento molto semplice, che però è assolutamente fondamentale per la rilevazione delle radiazioni. L'elettroscopio, eccolo qui, è questo aggeggio qui, era stato inventato da un italiano, un certo Tiberio Cavallo, che era un professore di matematica napoletano che però insegnava a Londra. È stato però sviluppato poi da Alessandro Volta ed è uno strumento in sé semplicissimo. È fatto da un'ampolla di vetro in cui c'è una bacchetta di metallo e due foglioline d'oro. Si potrebbe anche costruire con dell'alluminio che si usa in cucina. L'oro è più sensibile, si riesce a fare delle foglioline più sottili, però per scopi didattici va benissimo anche l'alluminio. Come funziona? Se io non faccio niente al mio elettroscopio, le foglioline d'oro rimangono verticali. Se io però ci avvicino un corpo elettricamente carico e trasmetto elettricità a questo metallo che è connesso con le due foglioline d'oro, queste foglioline d'oro si caricano. Siccome le cariche uguali si respingono, le foglioline d'oro si respingeranno l'un l'altra e l'elettroscopio si apriranno. Da questo possiamo capire se l'elettroscopio ha o non ha elettricità in più rispetto alla neutralità. Per esempio, è quello che succede a queste due signore. Questa è impressionante la fotografia, ma vi assicuro che non si fanno male. Questo è un generatore di carica elettrostatica, probabilmente un Van der Graaf o qualche cosa del genere. Loro toccandolo assorbono gli elettroni che hanno tutti la stessa carica, si respingono, gli elettroni dei loro capelli si respingono e ogni capello respinge il capello vicino. La pettinatura che ne esce questa è impressionante, ma vi assicuro che assolutamente non si fanno nulla. Però bella come fotografia. Sì, è elettrizzante. Bene, una cosa di cui si era accorti è che nel momento in cui il nostro elettroscopio era carico, dopo un po' si scaricava. E la cosa ha messo molto la pulce nell'orecchio un sacco di fisici che hanno tentato di capire come mai questo avvenisse, perché non c'era nessun motivo per cui un elettroscopio una volta carico dovesse perdere la sua carica. Uno dei primi a fare ricerche su questo di questo tipo è stato Coulomb, che è stato quello che aveva fatto, che ha studiato le leggi dell'elettrostatica. Lui cerca di isolarlo dall'aria esterna con della cera lacca, però non funziona, l'elettroscopio non continua a scaricarsi. Krukis pensa che forse è l'aria stessa, cerca di metterlo sotto vuoto e poi lo mette all'interno di una scatola, però non c'è niente da fare, l'elettroscopio dopo un po' si scarica. A questo punto bisogna chiedersi che cos'è che scarica questo elettroscopio. Si era, come dicevo prima, appena scoperta la radioattività e in alcuni esperimenti, mettendo vicino dei materiali radioattivi al nostro elettroscopio, questo si scaricava molto più velocemente, quindi voleva dire che la radioattività scaricava l'elettroscopio. A questo punto ci si chiedeva, ma questa radioattività arriverà dalla Terra o dall'atmosfera, dall'alto? Molti pensavano dalla Terra, effettivamente era la cosa più plausibile. Pensate che ci sono tantissimi materiali radioattivi che emettono normalmente, ma anche i semplici sassi, i semplici materiali da costruzione come il cemento, emettono radiazioni.
Pensate che ci sono delle soglie legali per cui la popolazione civile non può essere esposta oltre a una certa radiazione. Un posto che eccede questa soglia è Piazza San Pietro in Vaticano. Piazza San Pietro è costruita di tufo. Il tufo è un materiale che ha all'interno dell'uranio e Piazza San Pietro di poco, veramente di pochissimo, però ha una radioattività che è fuori dai termini di legge. Questo è notevolissimo. Quindi si creano a questo punto due scuole di pensiero. La scuola capitanata da Wilson, che era quello che costruirà poi le camere a nebbia, che sarà molto importante per il proseguo della nostra storia, che dice: per me la radioattività che scarica l'elettroscopio arriva sicuramente dall'alto, e anzi si spinge a dire non solo dall'alto, ma addirittura dallo spazio, non dall'atmosfera, ma proprio dallo spazio siderale. Mentre l'altra campana era quella capitanata da Exer, che era un fisico austriaco piuttosto importante, è stato il maestro di Schrödinger per intenderci, che lui diceva no, sicuramente sono i minerali radioattivi contenuti nella Terra. Se ne sono dette di cotte e di crude, perché in questa storia ci sono anche molti litigi, come vedremo. E a questo punto però bisogna fare un esperimento, bisogna vedere la radioattività arriva dall'alto o la arriva dal basso. Uno dei primi a provare sperimentalmente questo è stato un tedesco, padre Wurf, che era laureato in fisica, però era un gesuita tedesco, deve essere una persona tremenda. Questa è la fotografia col miglior sorriso che sono riuscito a trovare, cioè veramente avercelo come vicino di casa deve essere terribile, secondo me. Lui per motivi religiosi fa vari giri nelle diocesi tedesche dei Paesi Bassi, essendo un fisico porta sempre con sé le sue attrezzature, anzi costruisce delle attrezzature molto più avanzate. Questo oggetto qui che ha costruito lui è un elettroscopio costituito da due fili di quarzo ricoperti di titanio. Come si faccia a costruire due fili di quarzo ricoperti da titanio? Lo può fare solo un gesuita, secondo me. Assolutamente. E l'apertura veniva guardata attraverso un microscopio. Era estremamente sensibile e lui dice: voglio fare un esperimento. Se è vero che la radiazione arriva dalla Terra, se io mi allontano dalla Terra, la radiazione deve diminuire, per forza. L'esperimento lo fa a Parigi. Deve andare lontano dalla Terra, la cosa più alta che trova è la Torre Eiffel. Nel 1909 sale sulla Torre Eiffel con il suo elettroscopio e scopre che la scarica diminuisce, quindi c'è meno radiazione, quindi sembrerebbe a questo punto che sia vera l'ipotesi che la radiazione arrivi dal basso, perché se io mi allontano dalla fonte e diminuisce la radiazione, sembrerebbe che arriva dal basso, però la Torre Eiffel è alta solo 300 metri e a questo punto entra in scena un altro fisico importantissimo e purtroppo dimenticato, Leone Domenico Pacini. Leone Domenico Pacini è un fisico nato in provincia di Roma, laureato in fisica all'Università di Roma e che sarà poi assunto dal Regio Istituto di Geodinamica e non mi ricordo che altro, perché aveva un nome complicato e altissimo in cui c'era dentro il re. Praticamente lui deve studiare il tempo per quanto riguarda la Marina Militare Italiana, che era molto interessata alle previsioni meteorologiche, e lo mettono a studiare proprio l'elettricità nell'aria. Lui è un fisico vero, è un fisico che fa un sacco di misure ripetute nel tempo, incredibilmente precise.
Addirittura fa delle misure di giorno, di notte per vedere se il sole poteva avere qualche influenza nelle varie stagioni con temperature diverse. Fa addirittura delle misure in concomitanza col passaggio della cometa di Halley per vedere se le comete potevano avere qualche effetto sulle radiazioni. Ovviamente non ce l'avevano e lo scarta. Fa soprattutto delle misure in mare. Lui aveva l'appoggio della marina militare e aveva a disposizione una nave che gli poteva permettere di fare delle misure in alto mare. Questa nave è l'incrociatore fulmine della Regia Marina Militare Italiana, con cui lui andava a fare le misure in mare. Questa foto, lui era a distanza a Livorno, però questa fotografia è stata scattata a Santa Margherita Ligure. Con queste misure in mare lui scopre una cosa importantissima: in alto mare gli elettroscopi non si scaricano più velocemente, si scaricano nello stesso modo. E questa è una cosa interessantissima, perché l'acqua non contiene nessun minerale radioattivo, quindi l'acqua del mare doveva schermare l'eventuale radiazione che veniva dal fondo. Questo non avviene, quindi per lui la radiazione non arriva dal basso, deve arrivare dall'alto, contraddicendo quello che diceva padre Wurf. In particolare lui fa un sacco di misure, ripete le misure in alcuni laghi, tipo il lago di Bolsena, poi fa delle misure in montagna. In montagna a 2000 metri sulle Alpi misura misura la scarica di un elettroscopio a 2000 metri. Poi, in un lago alpino, si immerge, perché a 2 metri di profondità, e scopre che la scarica diminuisce, perché 2 metri di acqua schermavano l'elettroscopio come 2000 metri di aria. Quindi, dice, questa radiazione deve per forza arrivare dall'alto. A confermare questo arriva un altro grandissimo fisico, Victor Hess, fisico austriaco, che per questo vincerà il Nobel, e Pacini invece non lo vincerà il Nobel. Su questo ci sono state un sacco di polemiche. Troveremo sparecchie persone, soprattutto italiani, che non hanno vinto il Nobel, secondo me ingiustamente. Victor Hess era un fisico austriaco ricco, fondamentalmente nato addirittura in un castello. Suo padre era uno che teneva sui conti per la famiglia imperiale austriaca, e dice: voglio fare degli esperimenti ancora più in alto, vediamo un po' che cosa succede. Come faceva ad alzarsi? Ovviamente con la mongolfiera. L'idea di usare una mongolfiera per studi scientifici non era assolutamente recentissima. Guy Lussac, per dire, l'aveva già utilizzata per studiare le leggi dei gas, però per studiare l'atmosfera non era mai stata fatta. Lui, anche lui è un fisico assolutamente metodico, compie parecchi voli d'atmosfera in mongolfiera, arriva a delle altezze di 5.500 metri circa. Questa era la sua, ecco, è lui che sta partendo. Erano in tre sulla mongolfiera, avevano una sola bombola d'ossigeno, e quando uno dei tre sembrava avere un segno di cedimento, gli mettevano in bocca il tubo d'ossigeno, così almeno poteva respirare un po'. Compie parecchi voli, li compie anche lui di giorno, di notte, li compie addirittura, sa che ci sarà un'eclissi di sole, compie il volo durante l'eclissi di sole per vedere che cosa succede. E quello che succede è che lui deve confermare le misure di Pacini. Salendo la scarica aumenta tantissimo, diventa molto molto più ingente la radiazione che arriva a 5.000 metri di quota, diventa circa 5 volte più rapide. Un altro tedesco, Köhlester,
pochi anni dopo fa dei voli sempre in mongolfiera arrivando a 9500 metri, questa volta aveva la bombola d'ossigeno personale, se no non ce l'avrebbe fatta, e scopre che la radiazione diventa addirittura 10 volte più intensa. Quindi la radiazione deve venire per forza dall'alto. Adesso dobbiamo capire che cos'è. Qui entra in scena una persona francamente antipatica, proprio una persona sgradevole, che era Robert Millikan. Robert Millikan è un fisico americano che non si è mai fatto problemi a prendere studi di altri e spacciarli come suoi. Però aveva un ottimo rapporto sia col potere che con la stampa. Infatti, come vedete, ha avuto l'onore della copertina del Time. E sui raggi cosmici, insomma, un po' la sparata, francamente. Ha detto, secondo me, sono è luce. È una radiazione tipo i raggi X, tipo i raggi gamma, ma ancora più energetica. E le ha chiamate anche raggi ultra gamma. Lui era molto bravo con la stampa, era fantastico in questo senso. È stato anche quello che ha inventato il termine raggi cosmici, perché prima venivano semplicemente chiamati radiazione dall'alto e lui invece gli ha dato questo nome. C'è stato però un'altra persona, un olandese, Jacob Clay, che invece ha fatto tutto un altro ragionamento. Se il raggio cosmico fosse luce o fosse comunque qualcosa di neutro, potrebbe tranquillamente arrivare da qualunque parte. Se invece fosse carico, dovrebbe comunque interagire con il campo magnetico terrestre. La Terra ha un campo magnetico che è quello che serve per orientare l'ago delle bussole, per intenderci. Una particella neutra non avrebbe nessun problema, entrerebbe, quindi ne entrerebbero tanto all'equatore quanto al polo nord. Non avrebbero nessun problema. Se invece fossero particelle cariche, quelle che arrivano sull'equatore verrebbero deviate, quelle che arrivano sul polo nord potrebbero entrare, esattamente come succede con le aurore boreali. Le aurore boreali sono particelle cariche che arrivano come vento solare e non possono entrare all'equatore, a meno che siano particolarmente energetiche. Non avrete mai visto un'aurora boreale in un'isola tropicale, non esiste. Mentre invece, se lo volete vedere, dovete andare in Norvegia o in posti del genere. Tra l'altro, le aurore polari esistono su tutti i pianeti, almeno su tutti i pianeti dotati di campo magnetico e di atmosfera. Quella che vedete qui sotto è un'aurora polare fotografate su Giove delle sonde Cassini. Comunque il nostro Jacob Clay fa varie misure viaggiando su delle navi cargo e nota che questo è un suo grafico. All'equatore i raggi che arrivano sono molto pochi, a latitudini più a nord o più a sud ce ne sono molti di più, per cui lui dice devono essere assolutamente carichi. Figuriamoci, Millikan si arrabbia tantissimo, come dire, chi è questo scuro olandese che osa contraddirmi? A risolvere il problema arriva un grandissimo fisico, Arthur Compton, che fa quello che è ritenuto il primo esperimento di big science della storia, nel senso che fino a quel momento più o meno tutti gli scienziati lavoravano in un modo solitario, lavoravano magari facendo esperimenti nella propria cantina o nella propria soffitta, mentre invece i grandi esperimenti di fisica che ci sono adesso coinvolgono centinaia se non migliaia di scienziati e apparati sperimentali enormi. Lui riesce a coinvolgere scienziati di 60 università in tutto il mondo per fare le misure di Clay e tutti confermano quello che aveva già detto. I raggi cosmici sono carichi. Millikan se ne deve fare una ragione e da allora abbiamo scoperto che il raggio cosmico è carico.
Nello stesso anno, questi due scienziati, Bethe e Colloster, Colloster era quello che avevamo già incontrato, quello che era andato con la mongolfiera a 9500 metri, fanno un esperimento bellissimo, secondo me. Utilizzando i contatori Geiger che erano appena stati inventati. Il contatore Geiger è un apparato che nel momento in cui viene attraversato da una particella carica emette un segnale, per cui riesce a contare il numero delle particelle. Loro ne usano due e contano le particelle che li attraversano tutte e due. Emettono tra uno e l'altro vari materiali, prima dei fogli di acciaio abbastanza sottili, poi di piombo, poi visto che sono fatti prendere un po' la mano d'oro, arrivano a mettere 4 cm d'oro e scoprono che i raggi cosmici sono in realtà sono composti da due componenti. C'è una componente che viene fermata senza problemi e una componente che invece attraversa 4 cm d'oro e non si riesce a fermare. In realtà adesso sappiamo che per fermare la seconda componente, la cosiddetta componente 2, non bastano 4 cm d'oro, ci vorrebbero 400 metri d'oro, oppure a scelta 2 km di roccia. È per questo motivo che tutti gli esperimenti, per esempio sullo studio dei neutrini che devono essere schermati dai raggi cosmici, vengono effettuati in gallerie sotterranee più o meno a 2, anche 3 km sottoterra. Qui arriva un altro personaggio fantastico, uno di quelli che non ha mai vinto il Nobel e per quanto sia stato candidato tantissime volte. Questo è Bruno Rossi. Bruno Rossi è stato uno scienziato fondamentale per la fisica, non solo italiana ma di tutto il mondo. Lui era uno scienziato che aveva in sé le caratteristiche dello scienziato teorico, dello sperimentatore, dell'organizzatore di eventi. Ha portato avanti tanti giovani che studiavano fisica con lui. È una persona assolutamente incredibile, veramente. Era nato a Venezia, ha studiato a Padova, poi è andato a lavorare prima ad Arcetri, vicino a Firenze, e poi è tornato a Padova, dove ha fondato l'Istituto di Fisica. Che ha fatto lui, cioè nel senso proprio l'Istituto di Fisica, lui ci ha progettato, a parte le macchine per gli esperimenti, ha progettato i muri, la disposizione delle stanze, ha fatto veramente tutto lui. Se andate a Padova, all'Università di Padova, nell'Istituto di Fisica, c'è ancora il suo laboratorio, che è bellissimo perché al di là delle cose che gli servivano per gli esperimenti è pieno di cose tipo torni, seghe circolari, trapani, frese, perché lui costruiva tutte le apparecchiature che gli servivano per fare gli esperimenti. L'esperimento che fa è questo. Lui si chiede: abbiamo scoperto che il raggio cosmico è carico, allora sarà positivo o sarà negativo? Questo sarebbe importantissimo, evidenziare che tipo di particelle arrivano. Per fare l'esperimento si usa, come al solito, il campo magnetico terrestre. Se noi guardiamo la Terra vista dall'alto, questa è una linea di campo. Se le particelle, una particella che arriva, questa qui è una particella che arriva, se fosse positiva sarebbe deviata in un senso, se fosse negativa sarebbe deviata nel senso opposto. Quindi lui dice: io devo cercare di capire da che parte arrivano, capendo da che parte arrivano posso capire se sono positive o se sono negative. Costruisce questo aggeggio qua, l'ha proprio fatto lui. Questo è praticamente un telescopio per raggi cosmici. In questo potevano essere alloggiati sia vari contatori Geiger che lastre di piombo per schermare una radiazione che non interessava.
Ovviamente i contatori Geiger erano connessi con un circuito che aveva inventato lui. Lui era anche un elettrotecnico e aveva inventato un circuito che ancora adesso si chiama circuito di coincidenza alla Rossi. Praticamente i contatori che c'erano all'interno davano un segnale se erano attraversati contemporaneamente da una particella. Se io ho un contatore qui e uno qui, se la particella arriva da questa parte, li attraversa tutti e due, danno un segnale. Se arrivasse da questa e ne attraverso uno solo, non dà nessun segnale in uscita. Quindi, girandolo da una parte o dall'altra, poteva capire da che parte arrivavano i raggi cosmici, perché cercava di capire se erano positivi o se erano negativi. Fa il primo esperimento a Firenze, però non dà risultati. Ma questo lo aspettava, perché Firenze non è abbastanza a sud, ovviamente i raggi sono deviati molto di più quando sei sull'equatore. Dove poteva andare a fare l'esperimento? Allora, l'Etiopia era colonia italiana, vuole andare ad Asmara, in Etiopia, a fare questo esperimento. Chiede i finanziamenti, che però ci mettono moltissimo da arrivare, e riesce a farli. L'esperimento ha un grande successo, i raggi cosmici sono per la maggior parte positivi, però un mese prima, purtroppo, Compton e Alvarez, che sono questi due americani, un mese prima avevano fatto la stessa misura nel Nuovo Messico e l'avevano pubblicata prima di lui. È una sfortuna, però sono stati dei signori, perché per quanto abbiano pubblicato per primi, hanno ampiamente citato il lavoro di Rossi e gli hanno lasciato la paternità dell'idea, quindi sono stati assolutamente corretti, devo dire. Mentre era lì ad Asmara, in Etiopia, scopre una cosa stranissima. Lui aveva messo su un tavolo dei contatori di Geiger e li stava connettendo con i circuiti di comando, e scopre che due contatori scattano contemporaneamente, mentre erano posti su un tavolo così. La cosa lo incuriosisce molto, e allora allontana i contatori uno dall'altro, pone tra di loro del piombo per schermarli, però ogni tanto una misura in coincidenza la danno. Allora, a questo punto ci potevano essere due ipotesi: o esistevano dei raggi paralleli al terreno, però è un'ipotesi un po' difficile da digerire, oppure i raggi cosmici non erano composti da un unico raggio, erano composti da un raggio che arrivava, interagiva con l'atmosfera, si divideva, si ridivideva, si ridivideva, finché la parte che arrivava a terra faceva scattare entrambi i contatori. Aveva scoperto quelli che si chiamano gli sciami di raggi cosmici. Il raggio cosmico non è mai un'unica particella, ma non erano neanche così poche come pensava lui. Infatti, a studiare gli sciami dei raggi cosmici ci penserà un altro fisico importantissimo, Pierre Auger, francese, persona squisita, grande cultura classica, poeta, leggeva senza problemi il latino, e fa degli esperimenti soprattutto in montagna. Questo qui siamo sullo Jungfrau, nelle Alpi Svizzere, dove c'è l'osservatorio in cui lui farà tutte le misure. Usa lo stesso sistema di Rossi, quello dei contatori Geiger in coincidenza, li mette però in un'altra disposizione. Questi contatori danno un segnale se sono attraversati contemporaneamente, tutti e tre, contemporaneamente da qualche cosa. Però, essendo a triangolo, una particella, una sola, non potrà mai farli scattare, perché se passa in due non può passare nel terzo, quindi ci deve essere per forza una divisione, deve crearne delle altre, e tutte quelle che sono create faranno scattare il nostro contatore. Fa
tantissime misure e scopre che il raggio cosmico non era una cosa che, come pensava Rossi, con poche divisioni. Il raggio cosmico è una cosa del genere. Questo qui è solamente un disegno esplicativo. I raggi cosmici arrivano nell'alta atmosfera e creano normalmente decine, centinaia di miliardi di particelle. Sono una cosa estremamente numerosa ed estremamente estesa anche dal punto di vista geografico. Da qui nasce la fisica delle particelle. Per 20 anni, fino a che non entreranno in funzione i grandi acceleratori tipo quello del CERN, tipo quello del Fermilab, tutta la fisica delle particelle sarà fatta attraverso lo studio dei raggi cosmici. Vediamo qualche cosa che è stato trovato. La prima grande scoperta all'interno dei raggi cosmici è stata l'antimateria. L'antimateria era già stata postulata da Paul Dirac, che era un fisico inglese, che aveva cercato di unire l'equazione di Schrödinger con quelli di Einstein, e aveva scoperto che esistevano due tipi di equazioni: un'equazione positiva che descriveva tutte le particelle che noi conoscevamo e un'equazione con soluzione negativa che non si sapeva che cosa potesse essere, e era l'antimateria. Adesso noi lo sappiamo. L'antimateria è stata trovata da due gruppi contemporaneamente. Il primo, entrambi, tutti e due lavoravano sui raggi cosmici. Il primo, Paul Anderson, che era un americano di origini svedesi, lavorava con una camera nebbia. La camera nebbia è uno strumento che può visualizzare il passaggio di una particella carica, fondamentalmente. Se qualcuno poi interessa, vi spiego anche il funzionamento. Lo metteva tra due grandi elettromagneti in modo da farle deviare e studiava quello che succedeva. Ovviamente era molto difficile studiare, perché la camera nebbia, una volta azionata, può funzionare per circa 1-2 secondi al massimo. Poi bisogna cominciare a ricaricare il sistema. E bisogna avere la fortuna di fotografarla proprio nel momento in cui passa il raggio, perché sennò si è perso l'evento. Infatti ha fatto migliaia di fotografie, di cui solamente pochissime erano significative. Questa è una fotografia che ha fatto Anderson, in cui c'era quello che sembrava un elettrone, però girava dalla parte sbagliata, era un positrone. È stata la prima evidenza di antimateria che sia stata mai trovata. Lui però non l'aveva capito, infatti Anderson è stato un fisico sperimentale eccezionale, però come fisico teorico screcchiolava un pochino, francamente. Infatti pensava che nel nucleo ci fossero due tipi di protoni, un protone leggero e un protone pesante. Ovviamente non era vero. Però a capire com'era la cosa è stato un altro grandissimo fisico, Giuseppe Occhialini, che era stato un allievo di Bruno Rossi, l'aveva mandato a lavorare con Patrick Blackett a Cambridge. Patrick Blackett era in assoluto il più grande esperto di camera nebbia, e Occhialini ha portato a Cambridge il sistema di coincidenza alla Rossi. Questo ha dato dei risultati eccezionali, perché praticamente facevano scattare la camera nebbia col sistema di coincidenza alla Rossi esattamente quando passava la particella, per cui tutte le fotografie erano significative. Lui, che non aveva capito, ha vinto il Nobel, loro no. Questa è la storia, purtroppo. Un'altra cosa fantastica, adesso ho ancora 2 o 3 diapositive sulle particelle, però ce le devo assolutamente mettere dentro, poi passiamo a cose più leggere, tranquilli. Un'altra cosa assolutamente fantastica scoperta all'interno dei raggi cosmici è la cosiddetta particella di Yukawa. Tanti avevano già capito che c'era qualche cosa che non si poteva ancora spiegare per quanto riguarda il nucleo di un atomo. Infatti il nucleo di un atomo ha solo particelle negative, positive e neutre. Nel nucleo ci sono solo protoni. Ora, visto che le particelle di uguale carica si respingono, i nuclei atomici si dovrebbero rompere in una frazione di secondo, però tutti noi, come vedete,
siamo stabili, i nostri nuclei non si rompono, quindi ci deve essere un'altra forza più intensa della forza elettrostatica che tiene i nuclei, i protoni confinati all'interno del nucleo. Con molta poca fantasia hanno chiamato questa forza forza elettronucleare forte. Potevano dargli anche un altro nome. Se l'avessero chiesto a Millikan, secondo me avrebbero trovato un nome più bello. Vabbè, comunque, comunque Yukawa studia questo, capisce che esiste questa forza e ipotizza che debba esistere una particella mediatrice, cioè una particella che è la portatrice di questa forza, il cosiddetto pione. Non era mai stato osservato e il solito Anderson, scusate, solito Anderson, sempre con la solita camera nebbia, trova una particella carica, come diceva Yukawa, di una massa molto simile a quella di Yukawa e con una vita abbastanza vicina a quella che aveva predetto Yukawa. A questo punto ha detto: ho trovato la particella di Yukawa. E anche qui qualcuno ha detto: bene, adesso sappiamo tutto, tutto quello che c'era da sapere lo conosciamo. Di solito quando dicono così non è assolutamente mai vero. Infatti, quella particella che avevano trovato non era la particella di Yukawa. A scoprirlo sono stati tre fisici italiani, Conversi, Pacini e Piccioni, che durante gli anni della guerra avevano costruito una macchina. Questa macchina è una macchina complicatissima, ci sono delle lenti magnetiche che separano le particelle a seconda della massa della carica, e hanno scoperto che quella particella non poteva assolutamente essere la particella di Yukawa. Questa particella infatti era il muone, una particella di cui nessuno aveva mai supposto l'esistenza. Il muone è un elettrone, carico negativo come elettrone, però di massa molto maggiore. È la prima particella di quelle più pesanti che sia mai stata trovata. Era la componente dura, quella che attraversava i 400 metri d'oro che avevano rilevato Bott e Collister. Oltretutto, la vita esatta della particella è stata studiata da Bruno Rossi, anche questa qua, e ha una vita molto breve, circa 2 microsecondi, 2 milionesimi di secondo. Questa è tra l'altro una delle prove più belle della relatività di Einstein, perché ormai è tutto collegato. Infatti una particella che vive 2 microsecondi, se va al massimo alla velocità della luce, può fare 600 metri, poi decade. Solo che questa veniva creata a 30 km d'altezza e arrivava al suolo. Come può una particella che può fare solo 600 metri percorrere 30 km? Perché, secondo andando a velocità prossima a quella della luce, per lei c'è una contrazione delle distanze. I 30 km lei li vede come poco più di 150 metri a seconda di quanto è vicino alla velocità della luce. Parimenti, noi che la misuriamo un tempo di decadimento maggiore. Dipende, la cosa è reciproca. A scoprire invece la vera particella di Yukawa, quella che dà stabilità al nucleo, sarà ancora una volta il nostro Giuseppe Occhialini. Giuseppe Occhialini, che secondo me è stato un fisico assolutamente eccezionale. Giuseppe Occhialini io lo amo profondamente, giuro. Pensate che era un fisico italiano, ovviamente. Quando in Italia sono state emanate le leggi razziali che segregavano gli ebrei, lui se n'è andato dall'Italia. Lui non era un ebreo, però assolutamente non poteva ammettere che ci fosse una legge del genere. Va in Brasile, dove fonda una scuola di studio di raggi cosmici. Durante la guerra il Brasile e l'Italia si dichiarano guerra vicendevolmente.
Non, per fortuna non avranno mai incontri militari, però lui si sente di dover abbandonare l'insegnamento e per 2 anni si rifugia sulle Ande e fa la guida alpina. Lui fonda addirittura una società di guide alpine e scrive una guida alle più importanti scalate delle Ande. È una persona assolutamente incredibile. Che ora abbiamo fatto? 10 minuti, lo facciamo. Sulle Ande, proprio sulle Ande, a una quota di 5.500 metri, assieme a Cesare Lattes, che era un fisico brasiliano di origini piemontese, scoprirà la famosa particella di Yukawa attraverso un nuovo tipo di rilevatore, le emulsioni fotografiche nucleari, che erano state scoperte da chi? Da solito Bruno Rossi. La strada è un'altra cosa che hanno scoperto. Adesso passiamo un po' alle applicazioni, perché finora abbiamo fatto molte teorie, ma queste particelle comunque hanno delle applicazioni molto, molto pratiche. Allora, la prima applicazione è quella della detezione dei reperti fossili. Come funziona? Allora, il nostro corpo, a parte l'acqua, è fatta per la maggior parte di carbonio. Noi interagiamo con l'atmosfera nel momento in cui mangiamo, nel momento in cui respiriamo e assorbiamo carbonio in tutti i modi. Di carbonio ne esistono fondamentalmente di 3 tipi, la quasi totalità è il carbonio 12, cioè quello fatto da 6 neutroni e 6 protoni, è la quasi totalità. Poi c'è il carbonio 13 che è poco interessante e ci sono tracce, pochissimo, tipo una parte su 1 milione, di carbonio 14 che è radioattivo. Ma ovviamente un corpo di qualunque essere vivente, che sia un uomo, una pianta, una balena, qualunque cosa, è in equilibrio tra quello che ingerisce e il decadimento radioattivo di quello che ha già nel corpo. Quando muore però non riesce più ad assorbirne, per cui lo perde. Solo che il carbonio 14 non ha fonti naturali e la sua vita media è di circa 5.500 anni, di conseguenza da quando è nata la Terra non dovrebbe più esisterne. In realtà viene creato continuamente proprio dall'interazione dei raggi cosmici con l'alta atmosfera. Vedendo quindi la percentuale di carbonio decaduto, si può capire quanto è vecchio un reperto, si può arrivare a datare fino a cose di 50.000 anni fa, più o meno. Se non ci fossero i raggi cosmici, questa possibilità non l'avremmo, perché non ci sarebbe più carbonio 14. Ma una possibilità, un'altra cosa molto incredibile, secondo me, sono le radiografie agli oggetti massicci. Per fare una radiografia a una mano mi bastano i raggi X. Per fare una radiografia, io posso farlo anche a un oggetto metallico, a un blocco di cemento, per vedere la struttura interna. Devo usare ovviamente una radiazione molto più penetrante, dovrò usare dei raggi gamma. Ma se dovessi fare una radiografia a qualcosa di veramente grosso, una montagna, non posso creare una luce così energetica da attraversare la montagna. Non esiste neanche nessun metodo per creare una radiazione così energetica. Alvarez, che era quello che avevamo visto già prima assieme a Compton, che era una persona che tra l'altro ha fatto di tutto, è quello che aveva avanzato l'ipotesi che i dinosauri si fossero estinti per un asteroide, sempre lui, dice: se io usassi i raggi cosmici per fare una radiografia a un oggetto così grosso, il raggio cosmico arriva, attraversa la montagna, se la montagna è completamente coperta di roccia, composta di roccia, la attraverserà in un certo modo, se all'interno c'è una grotta, c'è del vuoto,
sarà molto diverso il modo in cui passa. Se io metto un rivelatore qui, posso vedere cosa c'è all'interno. Lui fa questa prova in Egitto con la piramide di Kefern, però non scopre niente. 20 anni dopo, un altro gruppo americano fa lo stesso esperimento con la piramide di Cheope, con dei rilevatori di muoni molto più precisi, e scopre che una stanza all'ingresso che non si conosceva, e qua, questo qui è il corridoio che porta alla camera del re, sopra c'è un altro corridoio completamente sconosciuto, che ancora adesso devono raggiungere, che è stato scoperto solamente per il passaggio dei raggi cosmici attraverso la piramide di Cheope. Secondo me è un qualcosa di incredibile. Ovviamente la stessa cosa è stata fatta con i vulcani. Questo è uno studio italo-giapponese, è stato fatto con due vulcani, il vulcano Asama mi sembra in Giappone e il Vesuvio in Italia. E con questi rilevatori si può fare la radiografia del vulcano e vedere quali sono le parti di rocce solide e quali sono le parti di lava fuse, perché la lava ha ovviamente un peso specifico diverso e viene attraversata dai muri in un modo diverso. Questa, adesso dobbiamo parlare, ecco, l'unica diapositiva dove ci metto qualche numero, questa, giuro che non ce ne sono altre. Qual è l'energia dei raggi cosmici? Allora, nella fisica delle particelle l'energia si misura in un modo un po' strano. Si usa l'electron volt. È una misura che forse non tutti hanno in testa. Dico solamente due parole. L'electron volt è l'energia che per definizione ha un elettrone quando viene accelerato attraverso una differenza di potenziale di un volt. Questo è il CERN di Ginevra, è l'acceleratore più grande e più potente che esiste sulla Terra. Arriva a accelerare particelle a 7 tera electron volt, 7.000 miliardi di electron volt. Questo qui è il rilevatore Atlas che è qui sotto, è alto come un palazzo di 5 piani. Ora ci chiediamo, che energia è 7.000 tera, 7 tera electron volt? È l'energia che ha una zanzara che vola. Che la cosa fa abbastanza ridere, perché come dici, costruisco un acceleratore lungo 27 km, ci spendo miliardi per avere l'energia di una zanzara che vola. Cioè io quando vado in bicicletta ho un'energia cinetica che è migliaia di volte maggiore di quella che posso creare al CERN. Il problema è che la zanzara, io ho calcolato quanti protoni e quanti neutroni ci sono nel corpo di una zanzara. È un numero spaventoso, è un numero con 21 zeri. E tutta questa energia, l'energia della zanzara che vola, è divisa per ogni suo protone, per ogni suo neutrone. Il CERN crea particelle con la stessa energia, ma in una sola particella. Sono energie quindi pazzesche. Quanto è quindi l'energia delle particelle, dei raggi cosmici? Allora, quelli di bassa energia, quelli di 10 alle 9, un miliardo di electron volt, ce ne sono tante. Ne arriva una al metro al quadrato per secondo. Parlo della prima particella, quella che interagisce con l'atmosfera, non dei milioni di particelle che arrivano alla Terra. Quelle più o meno a livello di LHC arriva una al metro quadrato al giorno. Se vogliamo andare ancora più su, 10 alla 15, cominciamo ad avere delle energie spaventose, delle energie che nessun acceleratore sulla Terra raggiungerà mai. Ne abbiamo una al chilometro quadrato al giorno. Ma se vogliamo andare veramente a vedere i raggi cosmici più energetici, quelli di energia estrema, 10 alla 21 elettron volt in una sola particella, ne avremo una al chilometro quadrato al secolo. È difficile rilevarla,
una particella al chilometro quadrato al secolo. Come facciamo? Queste sono le particelle che arrivano. Ovviamente non si può pensare di avere il secolo dura un secolo, non c'è niente da fare. Devo avere un rilevatore molto molto grande. Già negli anni 60 erano stati costruiti rilevatori a matrice, cioè dei rilevatori in cui non tutta la superficie veniva campionata, ma solamente alcuni pezzi, dei piccoli rilevatori a distanza di alcune centinaia di metri l'uno dall'altro. Facendo poi una media si riusciva a capire qual era l'energia della particella iniziale. Il rilevatore più grande e più bello, secondo me, che esiste di questo tipo è l'osservatorio Piaget in Argentina. È un osservatorio che ha una superficie di 3.000 km quadrati, cioè è grande come la Valle d'Aosta, per intenderci. Spaventoso. Ci sono 1600 taniche, sono taniche d'acqua che rilevano il passaggio delle particelle, le rilevano per luce Cherenkov. E ci sono poi vai avanti. Questi puntini sono le taniche d'acqua che vedevamo prima. Ci sono quattro rilevatori di fluorescenza che invece rilevano la luce nell'aria. Bisogna usare tutti e due i metodi, perché praticamente con la luce dell'aria si riesce a capire l'energia della particella. Con i rilevatori di superficie si riesce a capire la direzione da cui è arrivata. Questa qui è la nostra tanica. Volevo farvi notare che comunque non sono così ravvicinate, sono quasi invisibili. Questi qui sono i luoghi in cui è stato messo questo rilevatore. Come vedete qui si vedono forse lontanamente, qua ci sono dei lama al pascolo, ma queste cose sono assolutamente invisibili perché sono disseminate su un'area assolutamente enorme. Cosa arriva allora? Cosa ho scoperto? Che quelli che arrivano in alta atmosfera sono fondamentalmente protoni, elettroni e nuclei. Quelli che arrivano in basso sono invece muoni e sono le particelle più energetiche che si possono creare solamente negli acceleratori. I mesoni K, i neutroni, gli iperioni, cioè quelli fatti da quark più pesanti. Questo è il meccanismo. Ecco, sono ormai alla fine. Cosa stiamo facendo adesso? Questo è un esperimento americano che è partito una decina di anni fa. È un rilevatore molto grande, pesa più di una tonnellata, che viene portato in quota da una mongolfiera. La base è la base americana di McMurdo nel Polo Sud. La mongolfiera è enorme, è alta 250 metri. E una volta parte semi sgonfia e poi si gonfia completamente nel momento in cui raggiunge quote in cui la pressione atmosferica esterna è nettamente più bassa, e può fare voli lunghissimi di 3-4 mesi, e lavora nelle altezze in cui cominciano a crearsi le prime particelle, le prime divisioni, per cui rileverà le particelle più pesanti. Un altro esperimento bellissimo per rilevare questa volta i raggi primari, quelli prima che arrivino sulla Terra e che si dividino in sciami molto diffusi, è l'esperimento Pamela, che è un esperimento quasi completamente italiano. Pamela è questa specie di bidone che vedete qua, solamente questo. È un rilevatore di particelle con un calorimetro fatto per... sensibile soprattutto per rilevare l'antimateria. Pamela doveva stare in è stato messo su un satellite russo che l'ha ospitato. Doveva stare questo satellite è semplicemente un satellite per rilevazioni geografiche, non ha nulla a che fare con i raggi cosmici. Doveva stare in orbita 3 anni, però funziona benissimo ed è ancora in orbita adesso dopo più di 15 anni. Dicevo che è molto sensibile soprattutto all'antimateria fino a una certa energia.
Che cosa ha rilevato? Ha rilevato alcune cose molto interessanti, per esempio un eccesso di antielettroni, ha rilevato nuclei fino al ferro, non antinuclei, non ha mai rilevato però mai nessun antinucleo di cose più pesanti, cioè per esempio non ha mai rilevato, che ne so, un antiossigeno, un anticarbonio, e questo è un dato importantissimo, perché se avesse rilevato anche un solo ossigeno, un antiossigeno, saremmo sicuri che da qualche parte dell'universo, non sappiamo dove, esiste una antistella, perché materiali così pesanti possono essere creati solamente da antistelle, quindi è la prova che tutte le stelle non esistono stelle di antimateria, devono essere tutte materia ordinaria. Questo è un esperimento tipo quel tipo Pamela, però ancora più sensibile, che è stato montato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, e anche questo ha rilevato ancora in modo migliore gli stessi dati di Pamela, con un eccesso di antiprotoni che non si riesce a spiegare. Magari poi diciamo due parole anche su questo. Ormai ho finito. Le grandi domande, e qui torniamo al nostro cavaliere Bloch, quello del settimo sigillo, bello questo qui, che aveva cominciato la partita già da tempo. Quali sono le grandi domande a cui possiamo tentare di dare la risposta attraverso lo studio di queste particelle così particolari? Sono niente po' di meno che la nascita e la morte dell'universo. Perché la nascita? La nascita perché noi dobbiamo porci una domanda interessantissima. Perché nell'universo esiste la materia? Per tutte le equazioni che noi conosciamo, nel momento in cui si crea materia, si deve automaticamente creare anche antimateria, che si dovrebbe annichilire l'uno con l'altra. Invece tutto l'universo è fatto di materia. Come mai c'è questa discordanza? Perché probabilmente esiste una rottura di questa simmetria a energie molto più elevate di quelle a cui noi attualmente abbiamo accesso. Quindi nei primissimi momenti dopo il Big Bang probabilmente esistevano leggi fisiche che hanno permesso una rottura di questa simmetria materia-antimateria. Come possiamo studiarla? Non con gli acceleratori, perché non ci arrivano. Non arrivano a energie del genere, ma i raggi cosmici riescono ad arrivare a energie di 10 alla 22 elettron volt. Forse con lo studio di questi raggi cosmici, soprattutto con l'AMS, quello sulla Stazione Spaziale Internazionale che abbiamo visto prima, potremmo dare una risposta a questo. Ed è interessantissimo vedere che nel momento in cui io aumento l'energia di 100 volte, vado più indietro nel tempo, più vicino al Big Bang, di 10.000 volte, per cui riesco a scoprire situazioni che potevano esistere un microsecondo dopo la creazione dell'universo. Questo secondo me è fantastico. L'altra grande domanda è quella della morte dell'universo. Qui è più difficile dare le risposte, però una delle cose che ha fatto evolvere l'universo, che noi ancora non conosciamo, è quello della materia oscura. La materia oscura compone la quasi totalità della materia che noi conosciamo, ma non abbiamo idea di cosa sia. Però abbiamo speranza di vedere l'annichilazione di particelle che probabilmente sono quelle che la compongono, forse i cosiddetti WIMPs, forse i neutralini. Queste particelle dovrebbero creare particelle di materia ordinaria rilevabili da esperimenti ad altissima energia. Se riusciamo ad avere una statistica abbastanza buona, forse riusciamo a capire di che cosa è fatto l'universo e quale sarà di conseguenza il suo destino finale. Con questo chiudo dicendo una sola cosa. Quando qualcuno vi dice adesso sappiamo tutto, non credetegli, perché sicuramente vi state dicendo una stupidaggine. E con questo vi saluto.